Sindaci in pole position per le prossime politiche? Forse. La presenza di Manlio Torquato alla convention L'Italia è popolare organizzata dai Demita al Pala Partenope di Napoli ha fatto palesare una sua discesa in campo con uno schieramento più delineato e potrebbe essere servita a diradare la nebbia intorno al comune di Nocera Inferiore con una scelta di campo del primo cittadino. Una posizione che non metterebbe in discussione la linea dell'attuale coalizione che amministra la città, vista la collocazione nell'orbita del centro-sinistra. Giuseppe De Mita, in rotta con Lorenzo Cesa, che ha portato l'UDC verso il centro-destra e in particolare accanto a Forza Italia, è chiaramente orientato verso il fronte opposto, l'area che in Campania fa capo al governatore De Luca, ovvero il centro-sinistra. Una affiliazione di Torquato, quindi, potrebbe solo consolidare la maggioranza nocerina con un rafforzamento dei centristi in chiave popolare. L'aspetto del popolarismo, tra i punti qualificanti della convention napoletana, è stato messo in evidenza da Torquato, che ha auspicato la nascita di una realtà che si fonda su solidarietà, cattolicesimo sociale, identità nazionale. Riferimenti, ha detto, che accomunano anche chi viene da esperienze diverse. Per il momento una possibile candidatura di Torquato alle politiche è solo frutto di voci. Se fosse nel collegio uninominale dell'Agro per la Camera, il sindaco di Nocera si troverebbe a combattere in un'arena elettorale orientata più a destra che a sinistra. Quello stesso centrodestra che, come lo stesso Torquato, non ha perso occasione di ribadire, lui stesso ha sconfitto per ben 3 volte. Se invece i demitiani dovessero preferire un altro collegio uninominale e un altro candidato di riferimento, la candidatura di Torquato potrebbe virare verso il listino proporzionale. Sulla vicenda abbiamo chiesto un commento al presidente della provincia Giuseppe Canfora. Ho scelto insieme a una compagine di governo che mi sostiene di tentare di governare questa città. Insomma, credo di esserci riuscito. Penso a questo, tutte le altre cose francamente non mi entusiasmano, te lo dico con molta franchezza. Insomma, io vorrei concludere tutti i progetti che abbiamo messo in campo in questa consigliatura per poi continuare la sfida urbanistica di questa città. Lei vuole fare gli auguri al sindaco di Nocera Inferiore per un eventuale suo passaggio ed un'eventuale candidatura possibile? Beh, io glieli faccio con tutto il mio cuore, insomma Manlio vive in una repubblica democratica per cui le scelte politiche, come dire, devono essere accettate, possono non essere condivisibili ma devono essere accettate. Io le faccio tanti auguri. Ma tantissimi auguri all'amico carissimo Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, sindaco di una grande città. E se anche il sindaco di Sarno fosse candidato alle politiche? Lui si schernisce e dice di pensare solamente ad una riconferma a Palazzo San Francesco. Sì, se gli amici che mi sostengono, che mi hanno sostenuto e che mi sostengono tuttora alla guida del comune di Sarno vogliono ripagarmi o vogliono ridarmi l'onore di sostenerli ancora per 5 anni, sicuramente mi ricandiderò alla guida di questo paese. Politicamente sono impegnato, se tutta la coalizione politica che mi ha sostenuto 5 anni fa e vuole ricandidarmi e vuole sostenermi, sono pronto a fare questi altri 5 anni per la mia città.